oggi un appuntamento in palestra per fare la scheda, ogni 2 mesi possiamo fare la scheda nuova, è compresa nell'abbonamento. Tosto, considerate che sono le 10:15, io sono stato in palestra 2 ore, questi pesi pesano, ho avuto la nausea all'interno, sì, mentre facevo gli esercizi ho avuto nausea, mi sono dovuto fermare per 15 minuti, però bello, considerate del tempo che dedicate esclusivamente a voi, anche questo significa volersi bene, si toglie l'orologio, all'interno della palestra non ho notato orologi, ogni apparecchio ce l'ha di questi elettronici, andiamo a fare un po' di spesa. Eccomi, ritorno dal pomeriggio, guardate che cosa ho ricevuto, un regalo per il mio compleanno dal mio Wichtel. Bottiglia di vino, spagnolo credo. Vorrei tanto andare in palestra, ma ho ancora sintomi influenzali. È inutile che me lo mandano. Cioè, mandare questo fogliettino dicendo guarda ci sono le votazioni tra 4 giorni, è come non mandarlo perché non gli posso fare niente. E mi è arrivato dalla posta una nuova carta, cosa molto interessante, la carta della posta ha anche collegato debit Mastercard, quindi ora con la scheda della posta, questa normale gialla, si può pagare finalmente nei ristoranti, nei locali, quello vecchio non ha il logo Mastercard, quindi si poteva utilizzare solo nei distributori di benzina, nei supermercati. Giornata libera, andiamo prima in palestra. Io ancora ho uno strascico, ancora non mi sento bene, ancora ho raffreddore, mal di gola. Boh, magari non mi passa più, me le tengo per sempre. Oggi pomeriggio si va a Zurigo, facciamo una passeggiata al meteo, stranamente bello. Ho scoperto che qua a Coira c'è anche un centro riparazioni Sunto. Adesso comunque è chiuso, oggi è chiuso. E domani ce lo porto, vedo che mi dicono, almeno risolvo il problema col pulsante. Io ovviamente sono a digiuno, oggi non ce l'ho fatta a mangiare niente, neanche a bere niente. La mattina è veramente un casino per me, però capisco che andare in palestra a stomaco vuoto non è il massimo. E allora mi rifaccio così, 150 g di pollo, 50 di riso in bianco e cavolo rosso, alle 10. Però tra un'ora devo partire, quindi ci sta. C'è una cosa a cui non sto mai attento, la pressione delle gomme. Avevo le gomme a 2,5 invece che a 3,3,1. Strada con limite a 20. Guardate che c'è qua nascosto a destra. Ragazzi, 20 km all'ora. L'autovelox mobile. Capito dove lo mettono? Lo mettono dove si deve andare a 20, che questo neanche ci va a 20. Allora, abbiamo preso un panino con il prosciutto cotto, e questo, ragazzi, non mi ricordo neanche come l'ha chiamato, è una fetta di pane, non so qua questa carne, c'è un nome specifico, è una sorta di macinato. Però ragazzi, non riesco a capire neanche se è cotta e cruda, però è buono. Il primo toast c'era il tartare, Valeria subito l'ha riconosciuto, io non ci sarei mai arrivato. Quindi era una tartare in gelatina, è veramente buono, è stato. Io l'ho preso per curiosità perché non sapevo cos'era, veramente buono. Ho appena finito di guardare questo video, sì, video, madonna raga. Film, lo dovete guardare anche voi. Ready Play One, Steven Spielberg, quindi è una garanzia, io non l'ho letto prima, l'ho letto alla fine quando è finito il film che era fatto da lui. Bellissimo, specialmente se avete la mia età o poco meno o poco più, l'apprezzerete molto. Guardate che mi è successo, stavo registrando il video di quanto ho guadagnato nel 2022 con YouTube, traccia audio, tutto ok, finita la batteria del microfono, fare un'altra registrazione. È l'una, ho un'ora di tempo prima di dover andare a lavorare. Continuiamo a montare i video, video settimanale. Andiamo allora a testare queste certificazioni. Lavaggio intenso. Vediamo cosa pensa del freddo.
Ho montato video, allora pranziamo che si è fatta una certa. E andiamo al lavoro. Turno fatto. Ho libero oggi e domani, facciamo qualcosa dopo la palestra, vediamo di andare da qualche parte, possibilmente dove è un pochino più caldo di adesso. Ah, figata. Sono stato dentro tanto perché sono già le 10 e tre quarti. E ci siamo partiti direzione sud. Pausa bagno e siamo in Italia. Spostato la meta, per il momento direzione Liguria, al mare, e vediamo poi di trovare un posticino per passare la serata, per dormire, e poi ci studiamo qualcosina da fare domani. Eccoci arrivati ad Arenzano, cerchiamo un posticino dove parcheggiare. Laggiù c'è Genova, oggi si dorme qua. Peccato che però sono costretto alle 10 andare via domani perché c'è una cosa di carnevale qui, sta piazza gli serve. Lo sentite? Lo volete vedere l'uomo più contento del mondo? Guardate. Focaccina con la cipolla, mena a brea e barca a vela. Sì, questo mi manca anche tanto. Avere una barca qui sarebbe, cioè, proprio il massimo. Che ne so, mi trasferisco in Ticino, con 2 ore e mezza potrei essere qui. Non ci siamo. Pizza da 5, birra 3, 20 euro da dimenticare. Possiamo guardare cosa fare oggi, se rimanere qui, però c'è il carnevale, quindi no, cambiare paese o andare a Genova. Ed eccoci arrivati al porto antico, ho trovato parcheggio qui, ovviamente a pagamento, ma almeno c'è. Questo è l'ingresso, qui si fanno i biglietti. Sì, andiamo a mettersi in fila. Se ci fosse un altro sportello aperto, si andrebbe più veloci. Biglietto fatto, però mi raccomando, fatelo online. La fila è molto lunga, c'è solo una cassa aperta e solo un operatore. Sono riuscito a prendere l'ingresso per le 11:30, mezzogiorno. Allora andiamo a fare una passeggiata. Riproduzione di un galeone. Questo certamente è il porto più bello dei tre che abbiamo visitato, sicuramente anche il più caro. Allora, ancora un'ora di tempo prima che posso entrare all'acquario, quindi andiamo a fare una passeggiatina senza allontanarsi troppo. Ma sai che vi dico? Andiamo a vedere com'è. 6 adulti, 4 bambini. Cioè, se veramente questa è la ricostruzione, sarebbe stato interessante andare anche a vedere nei piani sotto, non soltanto nei piani alti. Bello, molto bello. Peccato, mi aspettavo molto di più. Cioè, sì, è la ricostruzione di un galeone, ma le cose interessanti non è che c'è qualcosa di storico, qualcosa, è soltanto una riproduzione per far scena, per far pagare i biglietti, per de bella presenza. Cioè non si possono visitare, non c'è una cabina del capitano, non si possono visitare, cioè non so se mi spiego, vedete, è solo per fascia, in teoria qui ci dovrebbero essere la stanza del capitano.
Sì, per bambini sicuramente è un bel posto. Ma purtroppo non c'è niente di reale, niente da vedere fondamentalmente per... Tutto qui. Peccato, casomai ci torniamo dopo, adesso c'era la funzione. E fa caldo, fa veramente caldo. Tra tutte le barche, questa è una casa galleggiante, una casa barca. E ci siamo! Ragazzi, è una cosa che volevo fare da anni, anni. Ho detto quando vado a Genova vado all'acquario. Ci sono riuscito. Figata. Mo' però cambiamo alla Sony, eh. Bellissimo, da solo sono stato molto smart, sono stato dentro tre quarti d'ora. Raga, proprio bello, vale ogni centesimo che costa e anche il tempo che si aspetta. Ci dovete venire, cioè ne vale anche una gita. Barche bellissime, bellissime. Vabbè, queste senza albero non hanno senso secondo me. Che ne dite? Trovare un posto di lavoro tra Mendrisio e Lugano. Prendere una barchetta, 10 metri, metterla qui. Ma qui mi sa che costa troppo. Comunque in uno di questi porti qua vicino, che costerà comunque tanto, però penso che possa essere possibile. Sarebbe male come idea. 2 ore e mezza sono qui. Stanno rinnovando il tic. Io non farei mai una barca con il tic. Vedete la differenza? Senza e con. Con è più bello, ma quando si invecchia poi sono cazzi. Infatti che anche qui c'è sotto. E l'ho capito solo ora. Sì, sono un po' lento in alcune cose. L'acquario è un'enorme barca. Cioè, nel senso, è fatta a mo' di barca, non è una barca. Carina come cosa, molto bella. Oh, non ci avevo fatto caso. E c'è anche un'orrenda nave da crociera. Guardate che abominio. Laggiù vedo anche una ruota panoramica. Però mi sa che andiamo prima a pensare. Questa è meravigliosa, ragazzi. Questa è un Albert Trassi. È meravigliosa. Questo è un appartamento dentro. Bello passeggiare per la città senza avere una meta. Bella città, non me l'aspettavo così bella, eh. Ok, mi sono un pochino riposato, adesso ultima passeggiata, vado verso la ruota panoramica. Niente ruota panoramica, da solo non posso salire, bisogna essere almeno in due. Non chiedetemi il perché, sta girando tutto il tempo vuota, con le gondole vuote. Ah, forse per una questione di peso, però che fregatura. È alta 50 metri, mi sarebbe piaciuto salirci. Soprattutto per le vertigini. Sì, sì, ragazzi, questa città mi piace molto. 4 ore e mezza, 10 euro, ma ne vale completamente la pena, almeno parcheggi grandi, non troppo stretti e soprattutto si trovano. Ammazza, il parcheggio è pieno, c'è la gente, ci sono le macchine in fila per entrare. Non ci credo, ragazzi, 2 buste di spesa, 180 euro. No, vabbè, me la sono andata a cercare perché ho preso, a parte 3 bottiglie di vino un po' particolari, ho preso anche il pecorino, 1 chilo di pecorino romano, ho preso poca carne, ma alici, filetti di alici. Mi serve la di blu per la macchina, segna che manca, voglio andare a vedere se la trovo in qualche brico o una cosa del genere. Ma volete fare che questo è il ponte? Eh sì, ci sono entrate entrambe senza problemi. Chissà quanto ho risparmiato prendendo la di blu qua e non in Svizzera. Voglio cercarlo e ve lo scrivo da qualche parte qui quello che ho risparmiato. 4 ore e un quarto mi dà fino a Coira. Pensate se abitassi a, anche a Lugano, ma tra Mendrisio e Lugano, no? Toglierei altre 2 ore da queste 4 ore e un quarto. Sarebbe bello, sarebbe facile arrivare al mare e poter fare anche nuove cose, no? Ok, sì, mi sono sfondato. Ultimissima tappa obbligata e finalmente arrivati a casa. Sono stanchissimo, veramente sonno. Vi ringrazio della visione, vi ringrazio per il supporto che mi date. A presto e ciao, e mi raccomando, voletevi bene.